Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Con le Marche classificate in zona rossa dall'ordinanza del governo, a partire da oggi chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. E così alle quattro province già rosse, dopo il provvedimento regionale, si è aggiunta anche quella di Ascoli. La vigilia del ritorno in DAD è stata accolta ieri con proteste di genitori e studenti in diverse piazze. San Benedetto, Ancona, Pesaro. Flash mob dei dimenticati a distanza, così si definiscono, organizzati dal Comitato Priorità alla Scuola Marche. Neanche la pioggia ci ferma, siamo rimaste veramente più che sorprese e soddisfatte. Non ci immaginavamo tutta questa affluenza, ci teniamo a essere un comitato di mamme, di genitori, di studenti, insegnanti che rivendica quello che è il diritto all'istruzione, la priorità alla scuola. E secondo me, se oggi qui a Pesaro siamo in tanti, è perché forse il nostro comune aveva cominciato a fare qualcosa. Quello che il PAS chiede è di dare tutti gli strumenti necessari alla scuola per riaprire in sicurezza, cioè non siamo per l'apertura della scuola incondizionata, ecco. Quindi distribuzione rapida dei vaccini, no alle classi pollaio, aumento degli investimenti dei trasporti pubblici, la scuola come luogo di tracciabilità. Da domani come ci si organizza con i figli? Da domani ci si organizza con i nonni, che diventeranno la categoria a rischio, ancora più a rischio, smart working. Finalmente da domani abbiamo i congedi, finalmente, e poi rimaniamo a galla, ecco. Si teme che si vada anche oltre la Pasqua fino alla fine dell'anno? Allora, quello che ci auguriamo anche come PAS Marche è che almeno riusciamo ad aprire dopo la Pasqua. È chiaro, ripeto, non in maniera incondizionata, questo è chiaro a tutti, non siamo così sprovveduti assolutamente, però ci auguriamo veramente un piano di riapertura in sicurezza.